sta arrivando quello che ti avevo promesso, stai tranquilla, sta arrivando. E noi, quello che noi stiamo preparando è commuovere il cuore di Dio. Perché adesso non dobbiamo solo pensare a noi. Ciao Graziella, Cassola, ciao Angelo, pace e bene. Ti voglio bene, Graziella. Tanto, tanto, tanto. Graziella Cassola, Graziella, Graziella evviva. Evviva Graziella, gloria a Dio. Fateci le coccole alla sorella Graziella perché se lo merita, solo per grazia. Graziella è fra di noi e ne siamo fieri di avere una sorella come lei. Lei è cambiata totalmente. Lei viene qua solo per alleviare i nostri cuori. E Cassola. Graziella e Cassola. Brava, Graziella e Cassola. E signore, stasera benedirà sia Graziella Cassola che tutti noi. Perché? Perché già oggi ho sentito nel mio cuore una benedizione enorme. Grazie. Grazie di questo cuore girevole, Samantha, Dio ti benedica. Oggi ho sentito qualcosa di meraviglioso. Non solo il cuore, tante cose, Graziella, tante, tante. Sarai soddisfatta di tutto. E come sono stato io stanotte? Stanotte e le altre notti. Oltre che mi sono coricato tardi, mi sono svegliato ben due volte soddisfatto dal sonno e dai sogni. E sogni beati, meravigliosi. E dicevo, Signore, non credevo a queste cose. Eppure adesso le sogno. E ne godo. Signore, sia fatta sempre la tua volontà, nei cieli e nella terra. Ciao Massimo della Penna, che dice pace Angelo, pace Massimo, Dio ti benedica. Ti aspettavo stasera. Spero che hai sentito qualcosa, mentre ho cominciato tardi, nel caso domani lo vedrai nella live 24 ore, oppure lo troverai in YouTube dove sono nel profilo con la foto con mia moglie. Grazie alla casa che è beato te, io anche quando sogno mi alzo zucca ingazzata. E tu, te l'ho detto, chiamami in WhatsApp, così ti porto indietro nel tempo quando quelle persone ti hanno fatto arrabbiare. Hai capito? Te li faccio afferrare dove vuoi tu. Così con la mano. Te li fai girare così. Così. E quando loro ti dicono basta Graziella, mi stai facendo male, e tu ci dici, e tu hai avuto pietà di me quando la notte mi fai alzare, ciao Salvatore, ti voglio bene, mi fai alzare ingazzata. Ne hai avuto pietà di me? È così. Ti
Gloria al Signore. Allora, Salvatore, io ti ho dato l'invito di salire sia là che anche qua. Vedi se puoi salire, se no passa nell'altro profilo. C'è Mario qua, c'è Barbara pure. Sto dando all'ufficio pure anche al pastore Domenico. Se decidete di salire, salite. Sentitevi liberi di salire, perché stasera ci saranno miracoli, perché lo sento davvero. Tu te li stai girando, Salvatore. Bravo. Anche Barbara li sta girando pure, guarda come è diventata intelligente Barbara, tutti li sta girando pure. Brava Barbara, brava amore mio. Hai visto che ce l'hai fatta? E tu dicevi non ce la faccio, fratello, non ce la faccio, non ci arrivo. E visto come adesso si è prolungato il cervello, l'hai visto? Quando prima si prolungherà la tua vita e i tuoi sentimenti, amore di sorella cara. Vuoi che c'è qualcosa che non va stasera? Non riuscite a salire. E va bene. Io l'invito ve l'ho mandato a tutti. Ora sta a voi decidere. Se c'è qualcosa che non va, scendete, riavviate il telefonino e salite di nuovo. Può darsi che c'è qualcosa o nel vostro telefonino oppure nel mio, che non potete salire. Provate, riavviate il telefonino e salite di nuovo. E ritornando alla parola, qui dice che perciò manderò fuoco contro Teman che divorerà i palazzi di Bethsaida. Così dice l'Eterno per tre mespati dei figli di Ammon. Anzi, per quattro, io non revocherò la sua punizione perché hanno sventrato le donne incinta di Galad per allargare i loro confini. Caspita, caspiterina. Vedete che parole? Hanno sventrato anche le donne incinta per farsi spazio di allargare i loro confini, questa gente passata e adesso questa gente futura cosa sta facendo? Ci sta portando a una chiusura totale che non potremo neanche più mangiare, che non avremo neanche la possibilità di comprarci il pane. C'è già in giro che in questi giorni ci sarà un aumento totale. Aumenterà tutto, 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 tutto. Preparatevi all'aumento perché già è decretato un aumento dei viveri
e di tutto ciò che concerne nell'alimentazione e nelle cose di primissima importanza per vivere, come la luce, come gas, come trasporti, come qualsiasi merce di primo ordine che consumiamo, perché ci sono tante cose che sono di primizia e non possiamo fare a meno, che li dobbiamo comprare, obbligatorio, se no non possiamo vivere. E non avendo questi mezzi, sembra che tutto si ferma. È questo che vogliono. Lo sanno che siamo distrutti. Lo sanno che siamo senza risorse. E loro ci stanno costringendo a fare una rivolta, perché non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare. E loro ci provano. Ma qual è il loro sentimento quando vedono che questa umanità è completamente distrutta? Non basta il castigo della natura che ci è contro a motivo dei nostri peccati, non bastano le malattie che abbiamo addosso, se ci mettono pure loro a non farci magari muoverci come dobbiamo muoverci, ad avere quell'affetto che magari non avendo possibilità di vivere ci viene allontanato per un modo e nell'altro. Nella nostra famiglia succede un macello, non ci sento da vivere, la nostra famiglia si divide. E lo sappiamo, quando in una famiglia abituata nel lusso, tutto un tratto si trova nella difficoltà dell'incomprensione e non c'è posto di mantenimento, di alimentazione e altro, succede una separazione perché c'è l'incomprensione tra marito e moglie e anche tra i figli. Il figlio la mattina quando si alza gli dice: papà, c'ho fame, mi compri un panino? E il padre gli dice: figlio mio, non vedi che non lavoro? Non vedi che non ci sono soldi? Non vedi che... Papà, non mi interessa, io c'ho fame. Ma il governo lo comprende questo? No. Il governo sta comprendendo solo per la loro tasca, solo per il suo lucubre. Azione di mantenersi sempre sulla sua difesa. Non guarda il povero, eppure qualche anno fa dicevano che ci dovevano essere dei cambiamenti in Italia. Quali? Quali cambiamenti ci sono stati? Un disastro dopo l'altro. Un disastro dopo l'altro. E sono scritti qua. Sapete perché? Perché voi e io abbiamo abbandonato Dio.
siamo stati guariti. Questo che è scritto qui è anche per noi. Perché ciò che è scritto in questa Sacra Bibbia si ripercuote per tutte le età, indietro, centrali e quelli futuri. Questa parola non cambia mai, perché i tempi cambiano, ma questa parola è sempre viva, vegeta in ogni sentimento, in ogni azione. E qui ci dice ancora qualcosa, dal 14° versetto dice: perciò accenderò un fuoco entro le mura di Rabba, che ne divorerà i palazzi con gran clamore nel giorno di battaglia, con turbine nel giorno di uragano. Il loro re andrà in cattività, egli insieme ai suoi principi, dice l'Eterno. Qui il Signore vuole farci riflettere. C'è qualcuno che ci sta dominando? Queste persone, se non fanno quello che devono fare, andranno in cattività, perché tutto quello che stanno facendo adesso loro se la stanno spassando alle spalle del povero disgraziato. E qui dice: il loro re andrà in cattività, egli insieme ai suoi principi, dice l'Eterno. In questo caso il re, io lo raffiguro il presidente, i suoi principi io li raffiguro i deputati, i consiglieri. O mi sbaglio? Guardate che la Bibbia parla sempre di verità. I tempi possono cambiare, le gestualizzazioni degli uomini possono avere un altro ruolo, ma è sempre quello. Può cambiare il modo di gestire le cose, ma sempre loro sono quelli che ci devono dire come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo fare. Le leggi sono loro che li fanno e li stanno facendo contro il popolo di Dio. Si sono montati la testa. E qui dice l'Eterno che loro pagheranno per quello che hanno fatto, tanto che se non scenderanno saranno loro a dare le dimissioni per paura, perché questo popolo non ce la fa più, non ce la fa più questo popolo, è arrivato alle strette. L'altro giorno parlavo dentro un locale, non voglio fare il nome. Ciao Francesca, Cater, non so se puoi salire, tutti gli altri non hanno potuto salire, provo con te, chissà se ce la fai tu a salire. Francesca è salita, vedete? Mangiano solo come il prassè, ma non ho il piatto, ci sono dentro. Mannaggia,
Salvatore ha girato tutte le live e non ha potuto salire. Tu arrivi top, e sali. Perciò davvero devo ricredermi che sei proprio così come hai detto tu, come un prezzemolo sei. Mannaggia, mannaggia. Arrabbiato ci sono. Guarda, allora Salvatore, prova di nuovo, dai, chissà se sta Francesca mentre saliva lasciava la strada aperta. Prova. Prova, Salvatore. Forse che Salvatore è andato via, non lo vedo più. Salito Roberto. No, Roberto sicuramente ha avuto qualche offesa di qualcuno oppure l'ha bloccato qualcuno nei miei gruppi, non lo vedo più. Io di sicuro no. Ma io penso che qualcuno l'abbia bloccato, però se io domani o dopodomani c'ho tempo, controllo se è bloccato oppure no, perché non lo vedo più. Comunque io ho invitato a tutti, nessuno ha potuto salire. Mario. Ma neanche lui, stasera anche a lui ho invitato. C'è qualcosa che non possono salire. Comunque. Allora, qua c'è scritto modifica di store ospite 00, impostazione No, dello. per favore, Frangè, per favore, non toccare niente, se No, no. non tocco niente, c'è scritto soltanto cosa sto Sì, dicendo. ma non, voglio dire, basta che non tocchi niente, se no qua cadiamo tutti, cadiamo. No, non ho toccato niente. Sì. Perché questi TikTok è così fragile, appena tocchiamo, cadiamo tutti. Comunque non possono salire stasera, non fa niente. Può darsi che domani, può darsi che possano salire. Sicuramente c'è qualche virus magari. Ma mi stranizza che sei arrivato tu e subito sei salita. Gloria a Dio. Forse il mio fratello Gesù mi ama così tanto che non mi vuole lasciare. Sì, è vero, è vero. E qui noi abbiamo completato questo capitolo, il giudizio di Dio su vari popoli vicini a Israele e a Giuda. Ma il significato ce lo dà a tutti noi che siamo sparsi per il mondo. Non parla solo di Israele o di Giuda o di altri paesi. Qui sta parlando Dio a tutta l'umanità, non solo agli italiani, ai russi, ai francesi, giapponesi, cinesi, a tutte le lingue di tutti i popoli esistenti su tutta la terra. Perché in questi giorni appena mi arrivano dei programmi sofisticati che sto cercando di comprare, adesso si sta muovendo un po' qualcosa, sperando che funzioni come ha funzionato ieri. Ciao, di Mico Immacolata, benvenuta. Spero che funzioni come si sta funzionando tra ieri. E continua a funzionare sempre più migliore, che porteremo un po' di rinfresco su tutta l'umanità. Vi avviso che sono cose piacevoli e ne guadagnerete anche finanziariamente. Buonasera, di Mico Immacolata, Dio ti benedica, grazie di queste manine, questo cuore, e io ricambio a te, la tua casa e tutta la tua famiglia. Che l'amore del Signore non ti abbandoni mai.
mai né a te, né ai tuoi figli, né a tuo marito, né a tua cognata, né ai tuoi nipoti, nessuno. E qui vediamo che adesso la sorella, non so se ha piacere di farci una preghiera. Sorella Francesca, te la senti di fare una preghiera di ringraziamento al Signore e a tutti quelli che siamo qua dentro e quelli che sono usciti? Gloria a Dio. Pace, Samantha. Allora, c'è Francesca che è nell'altro profilo. Allora, c'è Salvatore e in tutti i profili c'è la sorella di Mico Immacolata nell'altro profilo. Siete un pochettino sparpagliate. Non ti preoccupare, fatti un giro anche tu che li trovi. C'è la sorella Francesca che è sulla live e fra poco si deciderà. Io non la sento in questo momento, si sta raccogliendo nella preghiera forse. Ci sei, Francesca? Sì, ti ascolto. Allora, te la senti di fare una preghiera? Vai, che poi prego io, dai. Padre, stasera veniamo tutti davanti al trono della tua grazia e ti voglio ringraziare per tutte le cose che mi doni, Padre, tutti i giorni, anche delle mie piccolezze. Io ti chiedo aiuto e me le risolvi, papà, non mi sento mai sola. E oggi è andato bene anche una cosa che doveva fare mia figlia, è andata bene, gloria a Dio, è libera su tutte le cose. Ringrazio il Signore per questa cosa. E voglio pregare per mio cugino Roberto, che il Signore dia tanta forza e tanto amore dentro di lui, che gli toglie quella paura, quell'ansia, quelle cose che ha addosso, a parte la malattia che ha, Padre mio Santissimo. Allunga la tua mano, Padre, e fa che quando è il momento dell'intervento, che sia le tue mani, papà, poterlo operare, papà, che quella malattia, tu lo sai, Padre, è una cosa. E voglio ancora pregare ancora per Angelo Piccone, per la sua famiglia, per i suoi figli, sua moglie, i suoi nipoti, per Barbara, per Immacolata, per Gatta Luna, per Laura, Amen, amen. per Davide Piccolo, per Mario, per Amen. Salvatore, per Roberto, Gloria a Dio, per amen. mio fratello Natalino, che anche lui sta Amen. facendo le chemio, per Rosetta, mia cugina, che sta facendo le chemio. Ancora, Padre, ti voglio mettere davanti, Padre, la Barbara Signorelle, Padre, che ieri sera, poverina, era così confusa che non voleva comprendere nella sua mente, Padre, falla rivedere, Padre, sana la parte, togli di lei quel dispiacere, che si senta sola, che si sente abbandonata da tutti, invece non si rende conto, rende conto che ha un padre che la ama, è un fratello Gesù che le sta accanto. Papà, ti prego di rivederla. Che si inchina più volte avanti a te, Padre, che non deve più dalla sua bocca dire che si sente sola, e che proclama il tuo nome, papà, e che dice: Abba, papà, sono felice oggi. E no, ogni volta che chiediamo come sta, dice che sta sempre male, papà. Falli cambiare tecnica, Padre mio. Ti prego di rivederla a te, Padre, affinché lei possa capire cosa vuol dire il tuo amore, Padre, che possa sperimentare l'amore che tu le offri tutti i giorni, Padre, e che veramente può comprendere da dividere le cose giuste di quelle sbagliate, papà, soltanto tu lo sai, papà, cosa ha nel cuore con la famiglia, con il marito, i figli, i nipoti, l'altro nipote,
nipote. Io non lo so, papà. Comunque te la metto davanti al trono della tua grazia, padre, che lava la sbianca, la padre di Piedela, che è una donna molto buona, papà. È una donna molto di cuore, io non la conosco, però come fisica la conosco da tanto tempo, sentire come parla, come la sua voce, è una voce che è buona, una persona buona la sente subito, padre mio. Ti prego ancora di per Mario, che è una persona molto colta, una persona molto corretta quando parla di te, padre mio. E le hai dato, non so, questo ministero grandissimo dentro di lui e che se lo porta dentro, che quando parla dà conforto alle persone, ha una voce molto intensa che ti entra dentro nel cuore, padre. Non so se sia la tua voce, papà, ma penso che sia la tua voce che entra dentro di me, perché ha una voce che è soave, ti fa stare bene quando lui si mette a pregare, papà, rinforzalo ancora di più, papà. Tu lo sai di cosa ha bisogno, cosa ti ha chiesto papà, perché io non lo conosco papà. Gloria a Dio. E voglio pregare per tutti quelli della live che non conosco, quelli che entrano, quelli sono nulla papà. Amen. Grandemente padre, e anche quelli che sono all'ospedale, i vecchi, i nonnini, le bambine malati, i bambini senza mangiare, senza tetto. Per la guerra, papà, per le persone che tu lo sai cosa hanno nel cuore, papà, quelle legali sono chiusi, padre, che non hanno un po' d'animo, papà, per quelli che maltrattano le bestioline, papà, rivedele, padre mio, benedicili tu grandemente, padre, perché un cagnolino non ha la voce, ma ama forse meglio di certe persone un cagnolino. Papà, ti prego di benedirle e di farle rivedere che non le maltrattano e che non le abbandonano, padre mio. E ancora ti metto davanti, angelo, dagli tanta forza, tanto amore da portare avanti. Tante persone, guarda, che lo seguono e che lo ascoltano, perché è una persona meritevole, è una persona che vale, ma non per lui, ma per mezzo di te, padre, che hai fatto diventare una persona così tanto importante. Dal tuo amore, è importante per il tuo amore, papà. Amen. L'amore che tu gli dai, lo offra anche gli altri, papà. Ti voglio ringraziare per Angelo, amen. Amen. Gloria a Dio. E anch'io voglio pregare per tutti quelli che in questo momento si trovano nelle difficoltà, papà. Tu sai, papà, che c'è un bisogno grande in mezzo al tuo popolo. Come abbiamo letto la tua parola, Signore, io ho raffigurato questo popolo che è nella disperazione, papà. Ho raffigurato che non ce la fa più, papà. A parte che non c'è lavoro più, papà. A parte anche che non ce la fanno più come alimentazione e come, soprattutto, come tirare avanti, perché tutte le risorse sono finite, padre. E stasera, papà, ti voglio pregare per questo popolo che si possa rialzare. Rialzare nel senso divino, papà, nel senso che tu, papà, stendi la tua mano e li tiri fuori da questo pantano, da questo buco che sono cadute tutti quanti, e che le rialzi e li allontani da quella lacuna che sono entrati in un modo o nell'altro o sbattuti da qualcuno. Grazie, Padre, perché possiamo tutti uscire da questo pantano malmenoso o magari pieno di lacune, pieno di disastri, pieno di inquietudine. E che cos'altro, papà, se non le delusioni della vita quotidiana che il nemico ci ha gettati.
E stasera, Padre, vogliamo venire a te in preghiera per dirti che ti amiamo, di un amore come tu ci hai insegnato. Non è come quello tuo, papà, perché noi non possiamo, ma tutti uniti potremmo raggiungere una piccola parte del tuo grande amore. E stasera vogliamo essere tutti uniti, papà, in un solo uomo e una sola donna, stretti uno con l'altro e dichiariamo apertamente che tu sei un Dio grande, meraviglioso, ce l'ha fatto capire a tutti noi e tutti noi siamo coerenti che non c'è altro Dio come te. Grazie papà. E stasera ti voglio pregare anche per la sorella Francesca Gatter, per i suoi bisogni, per il suo lavoro, per il suo mantenimento e ancora per la sua gente che vivono come lei ha certe volte testimoniato. Padre, risollevali da questa situazione, fai che possano trovare una strada ancora più migliore, che possano coprire un ruolo come tutti gli altri abitanti della terra, perché Francesca ha subito dei piccoli traumi per questo problema di viaggiare, dato che la sua famiglia era sempre in giro per il mondo e vivevano in una roulotte e non erano mai nello stesso punto. Dopo pochi giorni, pochi mesi si spostavano. Padre, fai che questo finisca completamente, questo girovagare per il mondo e che possano stare stabili dentro una sua città o dove preferiscono per fare una vita decente come tutti gli altri, padre. Aiutali queste famiglie zigane, signore, che possono risollevarsi, essere aiutati da te e dal tuo Spirito Santo, padre. Benedicelo attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo a tutta questa generazione, signore. E ancora ti voglio pregare per la sorella Barbara, signorelli, signore, che in questi giorni purtroppo si è sentita in difficoltà. Si vede che il nemico l'ha disturbato di nuovo, perché il nemico si serve dei nostri familiari. Servendosi dei nostri familiari ci porta un'inquietudine che non viviamo nell'amore pieno in casa, c'è un amore disturbato che ci disturba, non sentiamo più l'amore tuo, papà. Fai che questo completamente diminuisca per la sorella Barbara e per tutti quelli che sono in questa situazione di amareggio personale. Signore, benedicile, Signore, queste persone che si trovano amareggiati in continuazione, Padre, che possa la mano tua, Signore, benedirli, Signore, tutti quanti, Signore, e non solo questo, Signore, ma fai dell'altro, papà. Come benedire ancora il fratello Luigi Maglione, Remax, Jung, che sta cercando di salire, Signore, dagli la forza anche la connessione che alcuni non hanno potuto. Salito. Sì, è salito. Speriamo
sperando che possa restare, perché poco fa è salito anche all'altro profilo e la connessione non è abbastanza forte. Stasera c'è un disperdio di connessione, non lo so perché. Signore, dona la possibilità a tutti di poter salire, tutti, Signore, che possono testimoniare il tuo grande amore che tu hai messo nei loro cuori. Se sono diversi giorni qui in questa live, vuol dire che hanno sentito qualcosa da parte tua, papà, non da parte mia, papà, perché io mi predispongo sempre nella tua parola e so che quello che dico è verità, papà. In fondi, nei cuori di tutta l'umanità, che c'è la pienezza di Dio in queste sere, qui in questo TikTok, padre, che possono accorrere in lungo e largo e piegare le ginocchia davanti a te, papà, soprattutto per dare gloria, onore a te, padre, nei cieli e sulla terra, padre. E ancora buon padre celeste, benedice la sorella Margherita Carducci, benedice suo marito Michele, benedice ancora i suoi figli, signore, suo suocero, sua suocera e anche sua cognata, padre, perché anche lei ha tanto bisogno. Fai che possano ingrandirsi nella sua società, signore, che possano veramente affluire quel magnetismo, quell'amore, quella grazia tua. E buon padre, non ti dimenticare soprattutto della sorella Immacolata Verdicchio, signore. Benedice anche lei, Signore, che possa trascorrere dei giorni felici in armonia con te, con la natura e con noi, Signore, tutti quanti, Signore. E ancora Margherita ha scritto Amen, Signore, ti ringrazia in quell'amore perfetto che tu gli dai, Signore. Falla sentire amorevolmente appagata. Mentre lei sente queste parole d'amore, di gioia, di felicità, che si sente piena nella grazia, Signore. E ancora, Padre, benedice la sorella Graziella Cassola, benedicela in ogni cosa, Signore, e soprattutto fai che possa avere un avvenire più buono, più meraviglioso, che non si spaventi mai da nessuna cosa al mondo. E benedici ancora Caffè Giordano, che è salito anche stasera, Signore, fai che possa salire nella webcam e che possa testimoniare ciò che nel cuore il Signore tu gli hai messo. E Signore, ancora benedici l'altra Margherita, che ci siamo sentiti via messaggio oggi, che si sta riprendendo dalla difficoltà del virus, della bronchite e anche del raffreddore. Signore, tutta la famiglia raffreddati, e Signore si sta riprendendo e manda a salutare a tutti con grande abbraccio. Signore, fai che possa veramente riprendersi al più presto. Ti prego per Samantha Rossi, Signore, benedice anche lei, Signore, in tutto ciò che lei sta facendo nel suo lavoro, Signore, mentre cammina, trova nuovi clienti che l'amano perché lei manda a tutta l'umanità tanta, tanta benedizione perché sta diventando la donna più brava del mondo e diventerà la donna più ricca del mondo. E benedici ancora Sandra Italia 3, che è salita adesso, Signore, che possa usufruire di questo beneficio di ricchezza e di potenza dall'alto. Sì, Signore, che possa trovare grazia anche lei, Signore, ma soprattutto, Padre, benedici i loro familiari, le loro case, i suoi piccini. Sì, Signore, e ancora, benedici il fratello Frizzi, sua moglie Valentina, sua suocera, Signore, la sua campagna, i suoi ortaggi, Signore, le sue lattughe, che lui sempre li nominava,
sembrava infatuato da queste lattughe. Fai che possano diventare tante queste lattughe e quest'anno possa avere un buon raccolto, nonostante che lui ancora mi tiene il broncio, ma io lo penso sempre, lo benedico, padre. Un giorno cadrà in ginocchio e dirà: non ho mai conosciuto un fratello che mi ha amato così tanto, nonostante i miei difetti e come l'ho trattato io, dice. È una cosa assurda, eppure è la verità. E buon padre ancora benedice tutte le altre sorelle, la sorella Cataluna, signore, che stasera è venuta all'inizio e poi non l'ho vista più, ha avuto da fare. Così così, dice Luigi Maglione, vedrai quando deciderai di chiamare.